Fagli vedere un po' come si può. Posso? Sì, prego, sì, prego. Guardate come in modo sincrono ruotano. In base alla posizione che dobbiamo fare, loro si sono sincronizzati e si dispongono. Ad esempio, se il paziente è da fare a 2, vedete loro come si posizionano. Il detettore se ne va automaticamente in basso. Questo è per l'esecuzione di un torace, che si può fare andare sul tavolo. Guardate come si muove, il paziente è supino, vedete loro in base a che cosa dobbiamo noi studiare, il torace, l'addome, la spalla, il femore, il bacino, si posiziona in automatico. Gli accessori che attualmente ci sono in commercio, dall'intelligenza artificiale, dalla spettroscopia, dalla riduzione della dose, quindi è il meglio che c'è in commercio adesso. Concentrati nella radiologia, nel sito della radiologia, la direzione ha fatto un investimento importante tecnologico, perché abbiamo due TAC che sono una fotocopia dell'altra. Una risonanza 3 Tesla e apparecchiature ecografiche ad alte prestazioni e apparecchi radiologici. Che poi lo standard... Diceva, sulle grandi macchine state messi meglio di tutti in Puglia, addirittura avete... Non credo ci sia in regione una concentrazione nello stesso disito tra la radiologia di tecnologie di questo livello. Due macchine da 256, un 3 Tesla, apparecchiature radiologiche di alta fascia con prestazioni elevate, concentrazioni di ecografi. Credo che radiologie, non solo in Puglia, non ce ne sono radiologie d'urgenza. Non c'è paziente. Dove per i passaggio per dipendente abbiamo una sala di riportazione.